Ora dare il benvenuto a John Hyatt, direttore del Chicago Board Option Exchange, che ci parlerà del VIX, dell'indice VIX e dello sviluppo della volatilità dei derivati quotati. E quindi ecco, parliamo di volatilità, anche se non tutto può essere detto, perché la volatilità è una situazione abbastanza aleatoria già di per sé. Cerchiamo di capire comunque un pochino meglio questo tema. Bene, ho iniziato a lavorare nel 1997, quindi qualche anno dopo il lancio del VIX originale. Allora, la prima cosa su cui sono stato chiesto di, su cui mi è stato chiesto di lavorare è appunto sul volume di calo del volume delle transazioni e quindi come l'SPS poteva essere gestito. Allora, questo è stato il primo progetto su cui ho lavorato e poi anche ho collaborato con i vari partecipanti, gestori di fondi, anche istituti bancari e il più grande feedback che abbiamo ricevuto è arrivato dalla Goldman Sachs e tutti conoscono il Variance Swap. E c'erano due persone in particolare, Sandy Atray e Devet Shah, che hanno avuto dei consigli, delle raccomandazioni specifiche in merito a ciò che dovevamo effettivamente fare e concordavano con il cambiamento dell'SPS e hanno proposto qualcosa con cui in quell'epoca non eravamo familiari, ossia utilizzare il VIX come indicatore del fair price e lo swap, la variance swap, e quindi questa formula e come questa volatilità implicita poteva essere gestita a livello di opzioni, option put e option call. E questa era un po', all'epoca era un po' la prima volta con cui avevo a che fare effettivamente, al di là dei documenti, quindi ci ha preso un po', abbiamo dovuto impiegare un po' di tempo. Comunque dal 1993 è stato l'inizio del lavoro e poi il cambiamento vero e proprio è stato implementato una decina di anni più tardi. E quindi allora andremo a lavorare un pochino sulla formula utilizzata attualmente per il calcolo del VIX. Allora, effettivamente il VIX è diventato uno strumento di scambio di negoziazione molto popolare, molto diffuso, e effettivamente allora il VIX in sé non è negoziabile, però è qualcosa su cui ci si può basare per acquisti o per vendite, e quindi in base alle performance del VIX cercare di capire come comportarsi sul mercato. Ci sono delle caratteristiche dell'indice in sé e forse è interessante cercare di analizzarle come appunto strumento di investimento. Allora, chiaramente non potendo negoziare il VIX non è un asset su cui si possono fare investimenti, ma ci sono prodotti che sono legati al VIX e quindi che sono influenzati e che quindi vengono generati dai quei prodotti associati al VIX e ancora una volta strategie a livello di opzioni. E in particolare in passato abbiamo lavorato con un gruppo per sviluppare un indice per note di credito e di scambio e poi appunto parlerò appunto di come un pochino questo si sia sviluppato. In seguito la liquidità nei prodotti VIX e quindi come questa è cresciuta nel corso del tempo e lo sviluppo di questi fondi di negoziazione e hanno registrato una crescita significativa enorme dal 2009 a livello proprio di esposizione. E infine parlerò di come le persone lavorano su questo prodotto, vedono questo prodotto, anche se non posso parlare di una strategia specifica legata appunto all'indice stesso. Allora, cerchiamo di entrare un pochino nel merito, nella storia in particolare. Iniziamo da un piccolo excursus storico. Allora, il VIX originale è stato lanciato e introdotto nel 1993 in coordinazione con il professore Bob Bailey e ciò che fece. Allora, prese alcune opzioni e sulla base di queste,
quindi ha una volatilità at the money, quindi a valore intrinseco nullo, e l'ha fatto quindi una option put e option call, quindi ha sviluppato questa misura su un lasso di tempo di 30 giorni e quindi ha cercato di valutare la volatilità implicita di queste opzioni. È stato un esercizio. E ha cercato quindi di analizzare, a partire da questo dato, analizzare quello che potevano essere il comportamento di queste opzioni. Allora, tra il 93 e il 2003, quando siamo effettivamente switchati, siamo passati al Wix, abbiamo lavorato quindi su prodotti derivati quotati e in Germania in particolare avevano un indice molto simile rispetto al VIX come principio di funzionamento, come principio logico, e quindi avevano dei futures su questo prodotto e hanno negoziato per una decina di anni, avevano avuto un volume molto importante, quotato, e poi un secondo prodotto SPX, quindi davvero effettivamente un prodotto derivato volatile e ha avuto un maggior successo. E quindi nel 2003 questi erano i due prodotti che avevamo, delle sorte di cavie che abbiamo utilizzato per sviluppare questo indice. La principale ragione per la quale nel 2003 abbiamo cambiato metodologia è legata all'SPX e quindi la crescita delle opzioni SPX, e quando abbiamo parlato con Goldman Sachs, la formula era un grande passo avanti per noi passare da un modello che implicava la volatilità a un modello che invece è basato sul fair value. E la prima formula che proposero era legato alle option put e option call. Non pensavano a quell'epoca che fosse possibile fare questo calcolo basato sulla base di option put e option call. E poi c'era questa idea rispetto al VIX originale che ci fossero dati negoziabili legati alla volatilità implicita, e quindi quando siamo passati all'SPX hanno preso in considerazione 30 giorni di calendario, e quindi mentre prima si lavorava su 22 giorni lavorativi, 22 giorni di scambi effettivamente eseguiti. Abbiamo lanciato quindi l'indice nel settembre del 2003 con questa metodologia, e poi nel marzo 2004 abbiamo avuto l'approvazione del CFTC per questo nuovo scambio, quindi il CBO Future Exchange, il CFE, e quindi questi prodotti future sono stati negoziati. Quello fu il calcio d'inizio, possiamo dire, nel marzo 2004 per la negoziazione e lo scambio di futures. 2 anni successivamente, dopo l'approvazione del CFTC, abbiamo avuto la quotazione delle opzioni VIX sul CBOE, appunto il Chicago Board Option Exchange. Si lavorava anche sulle securities e dovevamo delle esenzioni per lavorare su contratti futures all'interno del VIX, per quindi lavorare su prodotti regolamentati dal CFTC e dal CBOE. E quindi nel 2004, poco prima del lancio dei futures, ebbene, il CFTC ha impiegato un po' di tempo per approvare questa metodologia, ecco perché effettivamente la quotazione delle opzioni VIX è stata varata, lanciata nel febbraio 2006. E c'è stato un processo abbastanza lento per i futures più che per le opzioni. E quindi non so una risposta, un motivo per cui effettivamente ha preso maggior tempo per essere approvato, perché in realtà stavamo lanciando un nuovissimo prodotto e molte persone erano interessate a scambiare, a negoziare questo prodotto future, e tutte le persone erano comunque collegate al CFE. E non c'era nessuna persona che era membro del CFSC. E poi l'altro punto in questa slide, l'ultima tappa molto importante, è chiaramente il lancio dell'ETN che avvenne nel 2009 e, come potete vedere nella slide successive, ha avuto un impatto molto importante sulla quotazione dei futures.
Allora, un pochino un'idea, qualche commento sulla formula. E quindi questo è come le persone considerano la volatilità sulla base anche dei prezzi di scambio, e quindi ho il prezzo di un'opzione. Bene, questo è il prezzo della mia opzione. La volatilità ha un certo fair price e avevamo un po' la stessa volatilità indipendentemente dal fair price. E successivamente abbiamo capito che c'era una volatilità implicita differente a livello di equities quotate. Allora, nel 93 abbiamo fatto qualcosa di molto simile, e la nuova formula, quindi questa è la formula VIX, è una formula che ha una fair variance, una varianza fair sullo Standard Poor's 500, e in realtà la nostra interpretazione della formula è la nostra, se vogliamo, sulla base delle argomentazioni che avevamo preso in considerazione in merito alla volatilità e quindi delta K su I su KI alla seconda in particolare. E quello che stiamo cercando di fare è prendere questo portafoglio, fare delle option call e option put, e replicare delle varianze e misurare la volatilità. E in opposto alla volatilità era creare un portafoglio di opzioni con un fattore gamma a dollaro costante. E ecco questa tabella. Questo grafico va a prendere tre diverse opzioni di portafoglio con una diversa ponderazione in base appunto al fattore gamma dollaro costante. E quindi una ponderazione costante, una ponderazione di 1 su K e poi una ponderazione di 1 su K al quadrato. La cosa importante legata a questo portafoglio di opzioni è che se ho un fattore gamma a dollaro costante e guardo il mio gamma all'interno del portafoglio di opzioni, ebbene è proporzionale, in questo caso, a quello che è il risultato dello Standard & Poor's 500. E secondo me è un modo, secondo me, abbastanza basico, elementare, se vogliamo, per semplificare la realtà delle cose, che è comunque un po' più complicata, e quindi avere dei repliche di portafoglio, e la formula che utilizzavamo per questo è come la volatilità implicita o la varianza basata sul portafoglio, e quindi replicare ancora una volta il portafoglio che mi dà un fattore gamma a dollaro costante, quindi qualcosa proporzionale rispetto alla varianza del 500, e quindi la volatilità implicita è qualcosa di correlato, se vogliamo, al mio portafoglio. Allora, Marcello, durante la sua presentazione, durante il suo contributo, ha esplicitato già alcune caratteristiche del VIX, il motivo per cui il VIX è interessante come strumento di negoziazione. E lo strumento, almeno importante per me, è questa idea di avere una correlazione negativa e persistente, continuativa, rispetto agli indici di equity globale. E quindi questa correlazione con lo Standard Poor's 500 in particolare. Il secondo aspetto da prendere in considerazione è rilevante. Ancora più grande, almeno secondo me, rispetto a quello che poi effettivamente è il ritorno del VIX. Sono convessi rispetto alle rendite degli equity market. E il VIX, diciamo che reagisce molto rapidamente, ha una risposta molto immediata e molto dinamica, quindi reagisce molto rapidamente a situazioni di calo, e questo tipo di fase e questa correlazione persistente negativa e la convessità rispetto ai ritorni del mercato, oppure anche di hedging, di copertura, o una diversificazione anche. E Marcello ha detto sul fatto che non vuole tenere lavorare sul VIX in quanto non è negoziabile in quel caso, e a pagare il contango ogni volta.
Allora, dall'implementazione del VIX nel 2003 abbiamo cercato di lavorare su indici di azioni, indici azionari, e in particolare erano Nasdaq, il VX, il VDAX, e l'abbiamo poi applicato ad altri mercati, merging market, e per esempio gli ETF anche, che utilizzano un pochino questo strumento per il calcolo del VIX, o l'ETF brasiliani. E lo stiamo facendo anche con svariati altri indici sui tassi di interesse, il VXTY N o l'SRVX, e anche l'SME in questo momento lo sta gestendo per commodity, per alcune commodity. Ci sono futures negoziati e scambiati sulla base di questi indici. E attualmente stiamo lavorando con il sistema e con il mercato valutario anche. Allora, questa slide, per darvi un'idea di quello che intendo con l'importanza della correlazione a livello di caratteristiche. Allora, l'equity index mostra una correlazione media intorno all'85% tra gli indici globali e l'S&PX, e la linea nera in basso è la correlazione dell'S&P con il nostro indice VIX, e quindi c'è una correlazione negativa e persistente dal 92. E c'è una correlazione dello Standard & Poor's con l'hedge fund, per darvi anche un'idea del fatto che ci sono periodi e ambienti nel mercato in cui molti risk asset tendono ad andare a 1, coefficiente a valore 1, e il momento in cui la correlazione col VIX è la più forte, il VIX reagisce in modo da diventare uno strumento di negoziazione di copertura interessante. Ebbene, questo è la linea è blu. E nella seconda tabella vediamo la correlazione del VIX rispetto ad altri indici di global equity, tra cui lo Standard & Poor's 500, altri indici azionari. E c'è una coerenza, una consistenza con gli indici globali. E il punto davvero che volevo mettere in evidenza in questa slide è: ho unito un indice di volatilità e altri indici azionari che usano l'option price, come il BFTSE, il FTSE MIB, e c'è una correlazione positiva tra questi tipi di indici azionari. E il VIX mantiene questa correlazione negativi, ma per esempio se il prodotto il VSTOXX è molto correlato, è strettamente correlato al VIX. Allora, questa slide per cercare di illustrare l'idea della convessità del VIX e il suo legame con l'obiettivo di copertura del rischio di coda. Allora, gennaio 92 fino al febbraio 2014, quindi rendite semplici su 22 giorni, e possiamo vedere che c'è una struttura asimmetrica rispetto alle rendite. Nella parte sinistra del grafico vediamo che l'indice ha una correlazione molto positiva che risulta a una crescita, corrisponde a una crescita del VIX stesso. E questa idea della correlazione negativa tra il VIX e l'SPX e questa forte convessità è quello che suscita l'interesse di molti addetti ai lavori, quindi nello sviluppare le coperture del portafoglio utilizzando le opzioni o i future legati al VIX. Un altro aspetto, almeno in termini di variance swap, per cui le persone lo stanno utilizzando in maniera sempre più diffusa e a livello sempre di correlazione con il VIX, è questo premio per il rischio di liquidità, quindi quanto è continuativo, quanto è persistente nel corso del tempo. E
E quindi vediamo che il VIX è portato avanti e l'Asset Under Management ha una grande esposizione rispetto ai futures VIX. Molte persone parlano anche di questa idea che il VIX andasse a avere un impatto, andasse ad impattare sulla curva dei rendimenti, sulla struttura a termine della curva dei rendimenti. E quando qualcuno si è basato su questa idea, ebbene ho ritenuto che fosse difficile giustificare che questo premio del rischio è rimasto così continuativo, così stabile nel corso del tempo. E qui è sempre rimasto un po' lo stesso, costante, appunto, come vediamo. E lo stesso VIX in realtà non è poi cambiato eccessivamente, però comunque questo premio per il rischio di liquidità ha avuto delle ripercussioni molto importanti e su questo ritornerò tra poco. Un altro aspetto di cui le persone, su quale le persone, gli addetti ai lavori devono essere a conoscenza, è questa proprietà di mean reversion, di ritorno alla media. Ebbene, ritengo che questo sia vero più in termini, sia più vero in termini di ambiente, di volatilità, di volatility environment. E quindi c'è un ambiente ad alta volatilità, questa è la curva dei rendimenti del VIX. Allora, è da un sito internet del CBOE, questo grafico l'ho presa dal sito internet del CBOE, e quindi c'è una situazione di contango e anche una correlazione negativa con la volatilità. E sulla base di questo, il livello di mean reversion del VIX dal 2004 è su qualcosa di intorno al 20,6 e per esempio dal 13 febbraio 2014, nella riga blu in basso, vediamo che c'è questa curva che va in crescita e in queste situazioni vediamo che ha tendenza ad avere una mean reversion molto elevata. Ma quello che intendiamo con mean reversion, ebbene, è qualcosa che ha un aspetto molto interessante rispetto al VIX. Credo che, come già stato detto poco fa, il VIX non può essere scambiato come asset di per sé. E chiaramente il prezzo del future è diverso dal cash più il VIX, chiaramente. E quindi c'è una definizione, una liquidazione cash. E c'è quindi questa idea, e quello che vediamo nei tassi di interesse, ci permette i tassi di interesse di calcolare, e il ritmo non è necessariamente sempre lo stesso. E ho una volatilità spot a livello di curva dei rendimenti e la varianza è additiva e ulteriore e quindi la volatilità deve essere adattata in base alla convessità. E un altro aspetto nella parte bassa dello schermo è che ci sono 34 ETP, quindi prodotti scambiati con un asset under management di 3,5 miliardi di dollari. Questa slide l'ho preparata per questa idea di paragone tra la curva spot, quindi tra la varianza termine e i future VIX. E quello che è l'idea presso la CBOE, e quindi questa varianza è legata alla media, e quindi maggiore è la varianza, ecco, vista la convessità, non c'è una stretta, una diretta correlazione proporzionale a livello del fair value del VIX, e quindi, dal momento che erano stati quotati nel 2004, ho preso questi prodotti con i prezzi future
il 98%. Allora, come possiamo fornire e avere questa correlazione rispetto alla struttura, a termine, alla curva dei rendimenti dello standard NPUR? Abbiamo inoltre questa formula legata al fair value dei future VIX e quello che vorrei sottolineare è questa caratteristica legata alla volatilità del VIX, che è un numero implicito e quindi c'è un adattamento della convessità rispetto al fair value e al prezzo dei future. E possiamo vedere che la volatilità del VIX può essere paragonata, interessante paragonare questa volatilità, queste cifre rispetto alla volatilità implicita. Un altro aspetto su cui mi sono concentrato, una cosa su cui le persone è importante da sapere, da prendere in considerazione, è il settlement, quindi la liquidazione, la pattuizione finale. È un numero ottenuto da una formula che ci permette di capire quello che è il valore di liquidazione finale. E per esempio anche a livello Bloomberg c'è questo option price di Standard & Poor's e ci sono prezzi negoziati e c'è una curva delle opzioni e abbiamo utilizzato questo valore di liquidazione in entrambi i casi. E ho fatto questa slide per darvi un'idea. Allora, a sinistra è il prezzo di liquidazione VIX a gennaio e il punto rosso è il nostro prezzo di liquidazione, mentre la linea blu è il midpoint del VIX e quindi dalla chiusura del martedì all'apertura del mercoledì c'è stato un calo. E la nostra liquidazione era al di sotto e se paragoniamo questo con la linea rossa, quindi il prezzo del future del VIX, nel giorno dopo c'era un premium to cash e il giorno successivo abbiamo applicato una riduzione e quando abbiamo fatto un crossing del bid spread e quello che è accaduto quando abbiamo calcolato questa tariffa e quando abbiamo negoziato queste opzioni. Ciò che è accaduto è che c'era questo disequilibrio e abbiamo negoziato le opzioni, abbiamo chiuso lo spread della volatilità e questa posizione che vediamo a livello di liquidazione, a livello di chiusura, ci ha fatto pensare, ci deve far pensare come mai questo è accaduto e ci fa capire quanto volume andiamo a gestire nella liquidazione di apertura e da 100.000 a 150.000 opzioni a 10 milioni di vega. Questa è una slide che vi mostra le note scambiate, i fondi scambiati, quindi ETN su ETF. Chiaramente c'è sempre una esposizione sempre maggiore e prima della liquidazione non abbiamo una liquidazione cash, ma a causa del contango le persone adottano un approccio roll down e c'è un degrado, un decadimento del prezzo VIX, dell'indice VIX. Un altro aspetto interessante che non ho detto prima è che storicamente, in particolare nel 2010-2011, guardando l'esposizione vega di questi tipi di fondi rispetto ai future VIX, l'esposizione in questi fondi superava l'interesse aperto. Qui forse possiamo, visto che sta un po' finendo il tempo a mia disposizione, ma questo è un po' il modo in cui gestiamo i calcoli dell'indice VIX dal 21 febbraio di quest'anno, quindi settimana scorsa, e l'asset under management è 51 milioni di vega con un margine 14 sul future VIX e 177 milioni di vega. Quindi il nostro volume è cresciuto così in maniera così importante a livello di esposizioni e questo è quello che è il risultato finale. Questa slide vi mostra quello che è accaduto dal 2009, qual è il livello di esposizione vega e come questo è cresciuto nei future VIX. Questo forse è un po' difficile da vedere, ma vi dà un'idea di
quella che è l'ampiezza dello spread rispetto alla profondità del book nell'indice VIX, e abbiamo un termine di volatilità di 10 punti base per la Vega, e quindi 10 punti base se andiamo su un mercato tipico a swap variance, e questo è più o meno il volume giornaliero dello Standard & Poor's 500. E questa è l'ultima slide, alcuni motivi, ho cercato di riepilogare i motivi per cui le persone sono interessate ai prodotti VIX, quindi la convessità e oltre che la correlazione negativa e continuativa. Allora, l'indice VIX, allora, non è ancora una volta un prodotto di investimento, ma uno strumento di negoziazione. E chiaramente per la struttura termine e il contango. Quindi è importante prendere questo in considerazione a livello di roll down e alcuni altri aspetti che vengono utilizzati dalle persone e che sono interessanti è utilizzare questi prodotti legati al VIX e beneficiare quindi di quella struttura a termine generata dal VIX nei variati ambienti. E c'è anche un'opzione con corollario rispetto a questa idea di un premio rischio di varianza con una volatilità implicita delle opzioni VIX che è diversa rispetto ai future VIX. Sono andato un po' lungo, forse? Va bene, forse magari ora è stato estremamente interessante. Ora vediamo se abbiamo tempo per alcune domande. Prego. Nella prima parte del suo discorso ha affermato che la correlazione negativa del VIX con gli indici azionari può rendere il VIX uno strumento interessante per la copertura del rischio di coda, il tail hedging. E per un manager di portafoglio che gestisce un fondo normale, neutrale, può essere. Quindi, ecco, non sono d'accordo con questa affermazione, nel senso che se lei semplicemente mette un'opzione o si aspetta un risultato sicuro, non soffre di una correlazione negativa variabile e non soffre nemmeno di un degrado, di un decadimento che lei ha appena nominato. Quindi credo sì, sia uno strumento più adatto per traders con un portafoglio complesso, con una struttura ampia, più che per un fund manager semplice che sta semplicemente cercando di coprire il proprio portafoglio composto da titoli, da un'esposizione azionaria piuttosto semplice. Allora, non sono entrato in molto dettagliatamente su come le persone utilizzano i prodotti legati al VIX a livello di copertura del rischio di coda, ma alcune caratteristiche permettono di farlo in realtà. Per esempio, ci sono alcuni scenari in termini di tail hedging in cui il VIX permette di beneficiare del fatto che le competenze del VIX permettono di avere delle opzioni diverse e le skills sulle opzioni standard del PUA 500 e come la volatilità implicita viene gestita. Il VIX è un po' il contrario, quindi effettivamente, allora in questo caso potrebbe diventare uno strumento interessante per la copertura del rischio di coda. Un altro aspetto da dire, da sottolineare, è che il degrado e il decadimento a volte in alcuni casi è più veloce in una situazione normale rispetto all'indice VIX. E come ho detto, può essere uno strumento interessante per il tail hedging, non sono entrato in dettaglio su questo aspetto. Però sono d'accordo con lei sul fatto che per un fund manager di piccole dimensioni forse non è lo strumento ideale. Bene, possiamo assolutamente ringraziare John per questo suo intervento, per questa sua presentazione.